Muore investito da un'auto mentre attraversa la strada. Alle ore 21.30 circa di giovedì 12 agosto a Rosolina, sulla strada statale Romea, all'altezza della trattoria Adriatica, un uomo di nazionalità marocchina, Mohamed Saidi, di 53 anni e residente a Loreo, è stato investito da un'auto ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Adria, il SUEM e i vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare l'uomo, stroncato dalla gravità dei traumi riportati. Nonostante la celerità dei soccorsi e gli sforzi del personale medico, non è stato possibile salvarlo. L'impatto si sarebbe verificato sulla parte anteriore destra della vettura, con parziale sfondamento del parabrezza. Per quanto riguarda la dinamica, non ci sono ancora certezze e sono al lavoro i carabinieri per i rilievi del caso. Secondo i primi riscontri, comunque, pare che l'uomo stesse attraversando a piedi la strada quando è stato colpito dalla vettura condotta da una polesana di 44 anni che procedeva in direzione Chioggia. L'efficacia di Pfizer e Moderna a confronto. Quanto proteggono i due vaccini? Uno studio americano non ancora sottoposto a revisione paritaria e dunque da prendere con qualche cautela, mette a confronto l'efficacia dei vaccini Pfizer e Moderna contro infezioni e ricoveri. L'analisi è stata condotta su dati da gennaio a luglio 2021, periodo in cui erano molto diffuse sia la variante Alfa che la Delta, e mostra che l'efficacia contro l'infezione sembrerebbe essersi ridotta meno per Moderna. Confrontando i tassi di infezione tra vaccinati, il vaccino Moderna ha mostrato una riduzione di 2 volte del rischio di infezione rispetto a Pfizer. In Florida, che a luglio stava vivendo la sua più grande ondata di Covid, il rischio di infezione dopo vaccinazione completa era inferiore di circa il 60% con Moderna rispetto a Pfizer. Va precisato che lo studio osservazionale evidenzia che comunque entrambi i vaccini proteggono fortemente contro infezioni e malattie gravi. Lotta ai falò di Ferragosto! Stante l'alto rischio di pericolosità per gli incendi boschivi dovuto all'eccezionale situazione meteoroclimatica in atto e prevista nei prossimi giorni, come quelli che si stanno verificando nel centro e nel sud Italia, continua l'attività di prevenzione e repressione antincendio boschivo coordinata dal gruppo Carabinieri Forestale, il quale raccomanda a tutti i frequentatori del litorale di Rosolina Mare ed Albarella di non accendere fuochi, di non introdurre liquidi infiammabili in spiaggia e di non lanciare lanterne cinesi, in quanto, anche in presenza di una leggera brezza, potrebbero rilevarsi estremamente pericolose nel caso andassero ad esaurirsi proprio in corrispondenza del bosco, fatto già accaduto in passato quando alcune lanterne lanciate dall'isola di Albarella precipitarono all'interno della pineta di Rosolina e solo per la buona sorte non si ebbero fatali inneschi. A tal fine, nel corso di tutto il weekend prossimo, le forze dell'ordine pattuglieranno anche e soprattutto di notte l'intero litorale. I trasgressori verranno puniti con sanzioni amministrative che potrebbero arrivare anche a 2.000 euro, nonché, nel caso venga accertata, anche solo per colpa, la propensione del fuoco ad estendersi alla fascia boscata, sono previsti fino a 4 anni di reclusione. In arrivo nuove assunzioni di personale sanitario. Crescita e sviluppo dell'area risorse umane, l'azienda ULS 5 Polesana è impegnata nell'avvio di procedure per la copertura di profili apicali oggi non coperti. Infatti, durante l'ultimo collegio di direzione sono stati approvati i profili chirurgia generale per l'ospedale di Adria, direzione medica degli ospedali di Rovigo, 300 e Adria, cardiologia dell'ospedale di Rovigo. A questi profili va ad aggiungersi il profilo di direttore di unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia per l'ospedale di Adria, già approvato in precedenza. Inoltre a questi vanno sommati ulteriori 8 profili per un totale di 12 primariati, di cui 5 per l'ospedale di Adria e rimanenti per l'ospedale di Rovigo e 300 e per il servizio veterinario. Arriva il nuovo singolo di Giovie! Il giovane artista rodigino Giovie, all'anagrafe Giovanni Guarnieri, ha pubblicato a sorpresa un nuovo singolo, dei sapori fortemente estivi, intitolato Piña Colada. Un brano che testimonia ancora una volta il desiderio dell'artista di non lasciare stili musicali inesplorati e di ricercare nuovi porti nei quali far approdare le sue emozioni. Ho voluto sperimentare ancora una volta, racconta. Mi piaceva l'idea di fare un brano solare sul quale far scorrere i miei pensieri. E quali sonorità migliori di quelle latino-cubane che mescolano l'energia del ballo ad un senso della vita leggero a dispetto delle difficoltà? Penso che la musica sia un po' come un vestito, devi trovare e scegliere quello più adatto per vestire certe emozioni e parole.